A Spoltore preoccupa la presenza di tre lupi in contrada Cavaticchio, una notizia che è rimbalzata anche su diversi social network e sul canale social di Rete 8. Ci sono tante reazioni e commenti. Ci colleghiamo in diretta con Luca Pompei. Buon pomeriggio, Luca. Questa è una delle notizie che sta suscitando, insomma, reazioni e commenti e attirando l'attenzione di coloro che ci seguono su Facebook e Instagram. Cosa hanno Sì, scritto? certo, Giorgio e Gigliola stanno scrivendo in molti sul nostro profilo Facebook quando abbiamo pubblicato questa mattina questo video che adesso vi faccio vedere, dura appena 15 secondi. Ce l'hanno inviato i residenti di Cavaticchi, contrada di Spoltore, da 2 settimane alle prese con questi tre lupi che stanno seminando davvero il panico. Hanno sbranato diverse pecore a molti contadini che abitano nella zona e hanno ucciso anche diversi cani. I residenti di Contrada Cavaticchio Spoltore si rivolgono anche a noi per lanciare un appello affinché vengano presi provvedimenti per quantomeno allontanare questi lupi. Se ne è parlato per tanto tempo, la situazione di lockdown, di pandemia, ha in qualche modo spinto, anche perché le persone girano di meno, hanno spinto diversi animali selvatici a invadere le zone antropizzate in qualche modo. E questi sono alcuni commenti. C'è chi dice viva il lupo sempre e tanto altro ancora, anche chi si dice abbastanza preoccupato e chi chiama a un minimo di attenzione e prudenza. In ogni caso, i residenti di Contrada Cavaticchi sono abbastanza preoccupati per questa situazione che già da 2 settimane sta imperversando nella loro area di residenza. Gigliola, ti ricordo, come sempre, quotidianamente i nostri appuntamenti con i bollettini live per quanto riguarda l'emergenza sanitaria in Abruzzo e altre notizie ed altre informazioni sulle nostre pagine Facebook ed Instagram. Da parte mia è tutto, ti restituisco la linea.